Consiglio regionale ha proseguito l'esame del nuovo piano rifiuti che entro il 2020 dovrà portare il Piemonte in linea con le prescrizioni europee. Il Presidente della Giunta ha poi svolto comunicazioni su richiesta del Movimento 5 Stelle sulle firme irregolari per le regionali del 2014. Su richiesta del gruppo del Partito Democratico, il Consiglio regionale si è inoltre riunito in un'assemblea aperta per discutere di EUSALP, la strategia macro-regionale, come opportunità irripetibile di sviluppo e coesione nell'ambito dell'area alpina. Palazzo Lascris ha ospitato una delle due giornate del convegno Ida Zeglio, cultura, politica e passione civile. La poliedricità e l'impegno civile dei D'Azeglio, dalla politica alla storia, dall'arte al collezionismo, dalla letteratura alla diplomazia e filantropia, ha offerto uno spaccato della società dell'Ottocento tra il Piemonte, l'Italia e l'Europa. La libertà di espressione e di satira è stata al centro del convegno La satira in Europa, prima e dopo Charlie Hebdo, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte con la Consulta europea, l'Ordine dei giornalisti del Piemonte e con il patrocinio della Commissione europea. Fino al 20 aprile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Torino è allestita la mostra fotografica Rafat, sguardo dai campi profughi del Somaliland, organizzata dal Consiglio regionale e curata da Suad Omar e Davide Rigallo, nata all'interno del programma Mida Somalia. Il Parco del Po è riserva della biosfera UNESCO. La proclamazione ufficiale è avvenuta a Lima, in Perù, nel mese di marzo, ma la presentazione ufficiale si è tenuta a Palazzo Lascaris. Il progetto coinvolge un'area di oltre 1.700 km² con circa 1,5 milioni di abitanti e oltre 80 comuni. È stato presentato a Palazzo Lascaris il numero speciale della rivista di Compol, il quadrimestrale dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica, edita da Il Mulino, dedicato al tema dell'Europa e curato dal Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino.